We'll be right back.
estás escuchando el show. Que aspettare. Ok, sì. Thank you.
funziona? Prova, 1, 2, 3. Funzia tabis. I suoni quando tutto giù cattura tutto. E questo poi Miki si sente l'audio del gioco? Giuro Miki, ho dovuto cambiare un attimo il televisore perché mi si è impazzito. Ok, sì, lo sento. Mi è impazzito letteralmente il computer. Cioè, era per il cavo HDMI che mi spegneva in automatico il televisore e dopo non accendeva. Solo da me possono fare queste cose. Ora non mi funziona la chatbot, non so perché. Passa un attimo, aspetta, sì. Ho fatto. Facciamo un tutorial, dai. Oddio, c'era anche molti giocatori in questo gioco, non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo. Purtroppo io devo parlare così che per l'ora, e essendo che ho la casa fatta in polistirolo, mio padre potrebbe sentire quello che dico. E' qua presente. Il 10 faranno la radiografia e bisogna vedere se sarà una futura operazione. Buon pomeriggio, Naughty Bear, e ben svegliato. Guarda, Naughty, e Fluffy sta lanciando delle pietre contro la tua capanna. Brutta azione. Faresti meglio a spaventarlo, così scapperà via e non tornerà più. Bastardo Fluffy. Pezzo di merda. Beh, devi essere assolutamente pestifero, accumulando punti pestiferi più velocemente possibile. Non devo aspettare la porta così. Ti hanno steccato il dito medio? No, allora è l'anulare. Vengo un attimo. Spiego un attimo un po' la situazione, perdonami il casino che c'ho dietro. E, 2 anni fa il mio cane ha sbranato un altro cane. Io per staccare il pezzo del mio dall'altro ci ho messo la mano dietro. In quella stessa giornata, il 1 aprile, letteralmente il 1 aprile, ero andato a fare il dente del giudizio e quindi avevo ancora l'anestesia. Ero sotto antidolorifici e quindi io non ho sentito nulla, ma anche per l'adrenalina che avevo, e vedevo una pozza di sangue. Io mi stavo preoccupando perché appunto pensavo: oddio, questo ha sbranato il mio cane, ha sbranato l'altro, sono fottuto, devo pagare. In realtà nessuno si è fatto male. Quello che si è fatto male, dopo che mi ha detto la signora, è: dovresti guardare la tua mano. Mi guardo la mano
letteralmente avevo tutto qua aperto e io vedevo il mio osso e tutto il sangue. Sono andato, hanno ricucito i nervi e il tendine muscolare, hanno rifatto tutto da zero e in teoria io non dovevo fare cameriere. Avendo il contratto da barista, però per mancanza di personale mi hanno fatto fare pure il cameriere e io li ho avvertiti di questa cosa. Per un eccessivo peso di piatti eccetera, cioè proprio per lavoro estremo, si è ripartita una scossa di una cicatrice che mi ha anestetizzato ora il braccio. E quindi io c'ho questo. E lo posso sentire, sono sensibile, ma i nervi non rispondono. E quindi devono capire. Che cosa c'è là fuori? Che sia il caso di andare a vedere? Bastardo di Fluffy? È quel bastardo di Fluffy? Fluffy? Madonna, come mai così veloce? Madonna, è veloce lì. Velocissimo. Tutti gli orsi si possono spaventare. Pian pianino andrà tutto ok, lo spero, perché in casi estremi mi hanno detto sarebbe da amputare il braccio. Io, ah, bene. Bene. Beh, questa è un'azione cattiva. Ci sono centinaia di modi per far assaggiare la tua cattiveria agli altri. Sperimenta nuovi metodi. Ok. Grazie. In giro per l'isola troverai un sacco di armi pericolose insieme ad altri utili oggetti che ti permetteranno di essere più cattivo che mai. Purtroppo per il fatto dei nervi sì. Perché hanno detto che se va fino alla spalla mi può anestetizzare la parte del... E quindi io letteralmente non potrei sentire più nulla in questa parte del dorso. E già. Colpire qualcosa è un'azione cattiva. Puoi spaccare un sacco di oggetti per accumulare punti. E se l'obiettivo è un orso, meglio ancora. Forza, insegui quel malcapitato e picchialo. E picchialo. Non tipo trucidalo, eccetera, sbudellalo, no. Picchialo. Vieni qua, una bella lezione. Oh, ma... Vabbè. Pezzo di merda. Vieni qua. Molto bene, guarda come scappa. Puoi interagire con tantissimi oggetti sull'isola, come questo telefono. Se un orso vede, lo so. Questo cercherà di ripararlo. Appunto, per questo noi dobbiamo vedere tutto dall'area topografica. Ancora più cattivo. Allora, quindi puoi manomettere gli oggetti tirando così gli orsi che cercheranno di ripararli. Ok. Sembra tipo un Dead by Daylight, ma troppo cringe. Cattiveria. Corri a nasconderti nei boschi. Sei completamente nascosto. Attento però, perché degli orsi speciali potrebbero venire a darti la caccia. Degli orsi. Guarda, speciali. Fluffy vuole. Buonanotte. Notte, cara. Sarà estremamente vulnerabile e tu potrai ucciderlo o spaventarlo. Scusa. Uccidere un orso è semplice, ma lo spavento è la chiave del successo. Fluffy ha visto così tante cattiverie che è impazzito. Questo significa che ora non potrai più divertirti a spaventarlo in modo normale. Oh, no. Quando un orso diventa pazzo, però, puoi avvicinarti a lui ed eseguire una mossa terribilmente cattiva, cosa che lo spingerà oltre il limite della sopportazione. Interessante. Quindi... lo spaventiamo ancora. Dai. Oh no!
Gli servirà da lezione. Oh, ma guarda, un'arma! Forza, raccoglila e stai a vedere cosa succede. Le armi sono estremamente cattive. Vedrai quante cose potrai farci. Mamma. Mamma ha detto che non si gioca con le armi. Permesso? Salve. Oh mio Dio. Sto girando con un'arma. Hello, motherfucker. Ma che cos'ha abbandonato? Sembra il suo pranzo. Distruggerlo è un'azione cattiva. Perché non lo vai a prendere, eh? Perché non ce lo mangiamo, eh? Invece, state morto. La cosa più cattiva che potresti fare è distruggerlo subito. Così non avrà niente da mangiare. Ma sei morto? Quel cancello sembra molto pesante. Scommetto che è lì per tenere alla larga gli orsi cattivi come te. Soltanto i più pestiferi riusciranno a capire come aprirlo. Chissà se qui attorno c'è qualcosa che ti permetterà di essere cattivo. Magari potresti distruggere un oggetto molto bello. Ben fatto, cattivello! Secondo me quegli altri orsi hanno esagerato. Perché non vai a vedere cosa stanno combinando? Fai attenzione là fuori, Noti, e ricorda una cosa. Più cattivo sei, più aumenta il livello del moltiplicatore. E non perdere tempo, perché se non fai il pestifero, il livello del moltiplicatore cala subito. A meno che tu non disponga di una capsula di blocco per impedire che questo avvenga. Ricorda, ci sono centinaia di cose da fare e milioni di punti da guadagnare. Forza, entra in azione e dai a tutti una bella lezione. Gli orsi più pericolosi uccideremo i loro cari, i loro elettrodomestici. Nascondi le loro armi e sabota i loro piccoli. Tutto questo ti frutterà dei punti. Più cattivo sarai, più punti otterrai. Regia su come ottenere incredibili record principale. Mi prude il piede, il piedino. Da sensazione.
all'isola del paradiso. Chi è? Oh, ma guarda, è Naughty Bear! Naughty! Ciao, Naughty Bear! Cosa succede, Naughty Bear? Cosa stanno facendo? Sembra che stiano aspettando qualcosa. Guarda, è una barca! Chissà cosa trasporta. Accidenti, che cassa grande! Che cosa conterrà? Una torta di compleanno! Sembra che abbiano organizzato una festa di compleanno per Davos. E guarda quanti regali! Sembra che stiano nascondendo la torta. Forse non vogliono ospiti indesiderati alla festa di Daddles. Tu sei stato invitato alla festa di compleanno di Daddles, Naughty Bear. Cosa? Forse di recente sei stato troppo pestifero. Chissà se c'è qualcosa che puoi fare a riguardo. Oh, l'hai fatto per Daddles. Mi sta intendendo. Un bravo orso. Non va bene. Peccato, noi siamo che cattivi. Non abbia ricevuto un invito. Noi siamo cattivi. Perché non provi ad andare a darglielo ugualmente? Forse così lui diventerà tuo amico. No, no, non lo fare. Accidenti, Naughty! Che maleducati, Chubby e Giggles! Considerando quanto hai faticato per fare un regalo. Io l'ho trovato per Se strada. Fossi in te, getterei quel regalo nel fuoco e vedrei di fare qualcosa per sistemare questa situazione. Mi avete invitato, brutti bastardi? Ah, ora vedrete. Vedrete. Tun tun tun. Ehi. Chi è corso? Tun 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 tun. È l'ora della cattiveria. Tun 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 tun. Tun tun tun. Ammasso. Porca puttana. Oh. Oh mio Dio. Eradicazione. Oh mio Dio. Ammazzato una rana. C'è una pistola. Chi si nasconde? Sento qua vicino. Porca puttana. Sai che devo mirare. È morto. Morto. Ok. Allora. Niente così. Se lo aspettiamo. Vabbè. Tazzardare. Tazzardare. Bastardi, non mi volevate al compleanno. Sull'auto. No, 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 no,
Dove bisogna andare? Non si fa. Disinfestazione totale. Possiamo andarcene. Li abbiamo sterminati tutti. Bene. Ultimo round. Ah, Dauntless deve essere... Ok. Ok. Ostrati. Ottima combo. Ardi. Oh, c'è uno che si sta male. Non si fa. Carneficina! Dio! Ottima combo! Mio Dio! Molto cattivo! Vai! Ottima combo! Dov'è l'orso corno? Totale! Via! Dov'è l'orso? Scopriremo la prossima volta. Bello tranquillo, bello easy. Sfida killer! Ammazzali tutti!
Here we go. Infestazione totale! Via! Combo! Ci prendiamo la mazza. Aspetta, cosa c'è? Ci prendiamo la mazza. E c'è il coltello? Oh, salve, caro.
sfida killer! Ammazzali tutti! Ottima combo! Manifestazione totale! Via! Accetta la città! È l'ora della cattiveria! Amico, guarda come guarda avanti a te! Distruzione squadrata! Ottima combo! Disinfestazione totale! Via! Distruzione squadrata! Ciao,
Un armadio di problemi! Disinfestazione totale! Via! Che vado a prendere da bere. Ora mi scappa da pisciare.
che aver fatto cacchina. Allora, amichevole, cavolo, quando dobbiamo uccidere? Non mi piace. Facciamo quello socievole. Sfida amichevole, non li colpire. Cosa, l'hai appena umiliato? Allora, ok, ma il mio accesso è libero. L'arma sono proprio lì. Non li posso. Che lo vedo del computer perché mi si sta impazzendo. Dobbiamo non colpire nessuno. E come facciamo? Ah, li spaventiamo. Buonasera. Sta pisciando? Ma mi scusi, lei stava pisciando? Caro mio. Vai.
Au! Facci tu! È l'ora della cattiveria! Questa no. Meglio no. Facci tua. Minchia, lo so, bebè. Ora. Oh. Si sono menati tra di loro. Si richiamate Fluffy. Che cazzo. Sì, Fluffy, fallo. Fallo, Fluffy. Sacrificio inatteso! Cioè, quindi io devo rimanere sempre qua finché non chiamo un aiuto. Poi io li spavento. Dov'è? No. No, 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 mi sta chiamando. Fuck it. Li chiamati. Chiamate la pula. Down!
Sì, fallo. Fallo. Ottima combo. Sacrificio inatteso. Via! Così. No, 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 non devo far picchiare nessuno. Andiamoci. È l'ora della cattivaria! Ciao di nuovo, Naughty Bear! Sembra proprio un bel posto per distendersi sulle frasche a guardare le fluffallegre. Che splendida giornata, vero? Qui è così tranquillo. Potresti passare tutto il giorno seduto, rilassandoti. Ascolta, Naughty Bear, cos'è quel rumore terribile? Sembra che gli altri orsi stiano combinando qualcosa. Oh, guarda! C'è l'elezione del sindaco dell'isola. Interessante. Ma cosa sta distribuendo? Oh no, Naughty Bear! Sembra che intenda cacciarti via se verrà eletto. Non possiamo permettere che vinca le elezioni, non credi, Naughty Bear? Dobbiamo ucciderlo. Forse è il caso di toglierlo di mezzo. Mm. Oh, accidenti a soldato delle guardie per proteggersi. Dovrai fare molta attenzione, Naughty Bear. Bueno. Della cattivaria! Oh mio Dio! Griglia massima! Ottima combo! Vabbè. Dov'è che ti spirano nei... parlano le palline? Combo! Provate. Esecuzione! Mio, cosa c'è?
devastazione totale! Ottima combo! Combo grandiosa! Combo grandiosa! Combo pazzesca! Della cattivaria! Annientamento! Ciclo!
c'è la katana. Ottima combo! Combo grandiosa! È giunto una certa ora, dai, sono quasi le 3 di mattina. Ragazzuoli, io vi ringrazio sempre di tutto. Come al solito, ci rivediamo in un altro episodio. Spero che vi piaccia questo bellissimo gioco. Lo porteremo di sicuro la prossima volta. E niente. Un bel giochino che si chiama Blood Omen 2. Veramente, io vi ringrazio di tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao belli. Ciao ciao. Oh.